Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo a parlare delle celebrazioni nella nostra regione per il 60° anniversario della tragedia di Marcinel in Belgio, dove morirono nella miniera del Bois du Cazier 262 minatori, 60 dei quali abruzzesi. Questa mattina ci sono state celebrazioni a Letto Manoppello e a Passo Lanciano, con anche l'intervento del presidente della Camera Laura Boldrini. Allora noi ci colleghiamo in diretta proprio con Letto Manoppello, dove c'è Francesca Romana Testi, che ha seguito tutta la giornata. Buongiorno Francesca, insomma, raccontaci com'è andata questa giornata. Buongiorno, sì, la giornata è iniziata presto, alle 9 già il Presidente della Regione e altre cariche istituzionali erano a Letto Manoppello, perché qui c'era una delle due tappe, in particolare era la deposizione della corona sempre in memoria dei caduti. L'arrivo del Presidente della Camera Laura Boldrini era invece previsto per le 11.30, in particolare ci si spostava a Passo Lanciano, perché lì c'è un monumento che è stato dedicato proprio ai minatori, nella specifica il marmo è proprio di Letto Manoppello. In queste due tappe inizialmente è stato deposto la corona d'alloro, c'erano solo ed esclusivamente le cariche regionali, ma erano presenti tutti i sindaci dei comuni, perché come abbiamo detto delle 60 vittime abruzzesi 23 erano quelle di Manoppello, come abbiamo raccontato per la visita della principessa Astrid del Belgio, e poi sono stati menzionati tutti coloro che ovviamente facevano parte del resto delle vittime. Erano presenti tutti quanti i sindaci, c'erano le uniche due vedove dei minatori del Belgio, e hanno avuto un incontro proprio con il Presidente della Camera Boldrini, che ha preso le loro mani e ha detto: lo Stato vi è debitore, perché in questa occasione poi si è voluto ricordare anche quello che è stato ovviamente la perdita degli alpini, perché è stato proprio Nino Domenico Di Pietro Antonio, che è il Presidente dei minatori vittime di Bois du Cazier, a voler questa particolare presenza, e quindi è stata assolutamente solenne anche la celebrazione di quest'oggi. L'aveva annunciato la Regione Abruzzo, sarebbero stati giorni di celebrazioni per non dimenticare, per il 60° anniversario, e perché quella ferita per l'Abruzzo rimane sempre aperta. Allora noi vi facciamo ascoltare quelle che sono state le parole del Presidente della Camera Laura Boldrini al suo arrivo. Intanto mi ricorda la sofferenza dei nostri connazionali, mi ricorda il lungo percorso che noi abbiamo fatto, mi ricorda l'orgoglio di essere stati parte integrante dello sviluppo di altri paesi, oltre che di essere poi noi diventati un grande paese. Quindi mi ricorda che dobbiamo tenere viva la memoria, perché questa è una memoria che parla all'oggi. Oggi noi ci confrontiamo con questo fenomeno da una posizione diversa, e dunque riteniamo, io perlomeno sono fortemente convinta, che noi dobbiamo far tesoro di quell'esperienza. Un'esperienza che ci parla di sofferenza, di marginalità, ma anche di morte sul lavoro. Quindi è una delle più tragiche vicende che però purtroppo ancora oggi hanno un valore d'attualità. Quali sono stati gli errori di Marcinel? Ma Marcinel mancavano le condizioni di sicurezza, non c'era una struttura adeguata di accoglienza di queste persone, le donne, le famiglie vivevano nelle cantine, in questi luoghi famigerati, dove non c'era acqua, non c'era elettricità. Io sono stata a Marcinel nel 2013, nel luogo della miniera, ho incontrato i nostri minatori, che so oggi sono anche qui presenti, queste persone anziane, queste donne che mi hanno raccontato come avevano partorito in quei luoghi, in quale condizioni disumane si erano trovate a vivere. E quindi questa storia qui oggi è una storia che ci deve far riflettere. Noi non potevamo entrare nei locali, alcuni locali erano vietati agli animali e agli stranieri, e tra gli stranieri c'erano gli italiani. Quindi è una storia che parla veramente con forza al nostro presente. Ecco.
Come avete ascoltato, il ricordo, la memoria del Presidente della Camera ricorda quello che è stata la difficoltà dell'immigrazione per gli italiani, in particolare questo è il caso degli abruzzesi, si parla della più grande tragedia mineraria che sia mai avvenuta in Europa, questo è stato ricordato nel corso di questa giornata. E allora c'erano presenti, ovviamente abbiamo detto, i sindaci di tutti i comuni di provenienza delle vittime, abbiamo ascoltato il sindaco di Letto Manoppello perché per questa giornata molto sentita sono state organizzate davvero delle cerimonie molto solenni e molto sentite da tutta la popolazione. È un valore simbolico molto importante, anche perché la Presidente della Camera, Laura Boldrini, viene in rappresentanza del Presidente della Repubblica, che 15 giorni fa ha ricevuto una delegazione di sindaci per la prima volta in visita ufficiale insieme al Presidente della Regione. Quindi significa che lo Stato, dopo tanti anni, realmente dimostra la propria vicinanza ai familiari di questa tragedia. Gli abruzzesi facevano parte degli emigrati che andavano a cercare fortuna. Oggi il quadro è cambiato, si può dire che è cambiato? Alcuni hanno fatto fortuna, sicuramente. È cambiato fino agli anni 90, agli anni 2000. Devo dire purtroppo che negli ultimi anni si sta tornando al 1950-1960, dove moltissimi ragazzi cominciano a ritornare all'estero per trovare il lavoro. Io mi auguro che anche da queste giornate che la Regione Abruzzo ha voluto così brillantemente organizzare insieme ai comuni e a tutti gli attori sociali, si rendano conto che bisogna modificare il quadro normativo e cercare innanzitutto di aiutare specialmente le nuove generazioni a trovare opportunità di lavoro. Sindaco Esposito di Letto Manoppello, come ricordato la tragedia del lavoro, perché è stata definito il destino cupo e della povertà, fuggire da un destino che non offriva niente. In questa occasione erano presenti dei minatori che hanno ricordato, ai quali abbiamo chiesto perché si partiva, perché proprio da qui molti comuni sono vicini tra loro e quindi le vittime abruzzesi si trovavano davvero in prossimità anche a livello di territorio. Allora come funzionava, chi se lo ricorda, chi ha lavorato lì, come funzionava per un abruzzese il lavoro, come si arrivava in Belgio e soprattutto quali erano le condizioni di lavoro, perché tanto si è contestato proprio il modo in cui gli italiani venivano sfruttati lavorativamente anche in questa occasione. L'ascoltiamo. Perché si partiva per il Belgio, per le miniere? Perché? Per una sistemazione. Là era la possibilità a quel momento. Gli abruzzesi conoscevano il Belgio, andavano lì, avevano dei rapporti, sapevano come fare. Queste. Magari c'era mio fratello prima di me, dice vieni anche tu, poi io ho un cugino e vieni anche tu. E quindi è successo queste cose, capito? Com'era l'accoglienza per gli abruzzesi? No, bene, benissimo. Io sono trovato bene, perlomeno, capito? Perché sono fatto 26 anni all'estero, stati 15 anni in Svizzera, 8 anni e mezzo in Belgio, in Germania 4 anni e mezzo, capito? Il trattamento a livello lavorativo com'era? Si è parlato molto di come venissero utilizzati gli italiani all'estero. Ma non è vero, non è vero, non dobbiamo dire questo, perché se la persona è cattiva in Italia è cattiva anche all'estero. Se tu vai a casa di un'altra persona, se ti fai ben volere, rispetti, sei rispettato. E io ho fatto così e mi ho trovato bene. Si lavorava in sicurezza secondo lei? Senti, alla vita non sei mai sicuro, mai, mai. Però si lavorava, a me personalmente quando facevo certi lavori i piedi facevi così, tremavano per la paura. Per quanto riguarda la notizia di Marcinello, vi ricordate quel giorno? Io sono arrivato là un giorno dopo che aveva successo quello. Sono arrivato in Belgio io a Liegi per andare a lavorare, perché sono andato dalla Svizzera un giorno dopo già aveva successo, capito? Ma la nazione è tutta impaurita, chi piangeva a destra, chi a sinistra.
Come avete ascoltato, quella di oggi per l'ennesima volta è la memoria di quello che era un futuro non garantito, un lavoro che non dava sicurezza, gli italiani che accettavano delle condizioni molto spesso difficili pur di cercare di mantenere le proprie famiglie. Oggi è stato ricordato molte volte perché per chi è stato un emigrato abbiamo chiesto anche se a un nipote avrebbe permesso di fare quello che ha fatto lui e ovviamente sulla propria pelle lo hanno accettato, ma mai lo augurerebbero a un nipote o a un figlio. Ecco, oggi la memoria è andata soprattutto a quella che non è la possibilità di vivere nel proprio paese e la possibilità di avere un lavoro, e abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera se secondo lei in qualche modo oggi abbiamo uno specchio di quello che era successo 60 anni fa, e lei ha detto sì, purtroppo è così, ma dobbiamo imparare da quegli errori ed essere diversi da quelli che sono state le nazioni che non ci hanno ospitato nel modo giusto. Grazie allora Francesca, sicuramente questo anniversario è un insegnamento da custodire, ovviamente questo è il valore della memoria. Ti ringrazio per questo collegamento e ringrazio anche per il coordinamento tecnico Vestina News e Gaetano Tereo. Noi andiamo avanti con la cronaca e con una notizia che arriva da Pescara, perché è morto in ospedale l'uomo di 78 anni che la sera del 18 luglio è stato investito da una moto mentre attraversava lungo via Rigopiano. Alla guida del mezzo c'era un 48enne di Pescara, anche lui rimasto ferito. Quella sera erano finiti entrambi in ospedale, la polizia municipale si era occupata dei rilievi. Il 78enne era stato ricoverato in prognosi riservata e poi operato, e morto in rianimazione dopo essere stato ricoverato in urologia. Ora voltiamo pagina. Anche quest'anno nella nostra regione è tornata la goletta verde di Legambiente per analizzare lo stato di salute delle acque abruzzesi. Un panorama non confortante, è immutato rispetto allo scorso anno, insomma un Abruzzo da bandiera nera per quanto riguarda l'inquinamento. Sentiamo il servizio. Nulla è cambiato, quasi. I dati di Goletta Verde, approdata anche quest'anno in Abruzzo per analizzare lo stato di salute delle acque della regione, confermano la bandiera nera. 7 punti su 9 campionati sono risultati inquinati o fortemente inquinati, a nord come a sud. Male la Costa dei Trabocchi, che si appresta a diventare parco. Dragoni di Torino di Sangro, la Penna di Fossa Cese e Acquabella di Ortona sono fuori limiti di legge. Stessa cosa per la foce del Vibrata tra Martinsicuro ed Alba Adriatica, per la foce del Calvano a Pineto, per quella del Cerrano a Silvi e per Fosso Vallelunga a Pescara. Ma da Pescara arriva anche una bella notizia: con la spiaggia antistante Piazza Primo Maggio balneabile, seppure di poco sotto il limite. Stessa cosa per il tratto di mare antistante via Liguria a Pineto. In particolare il punto di Pescara è stato preso e campionato al limite della zona balneabile e ha mostrato una carica batterica elevata che, come dire, ci racconta una criticità che è ancora presente, sulla quale bisogna agire, monitorare per fare in modo che, come dire, quella situazione venga al più presto risolta. Servono interventi strutturali sulle aste fluviali e sulla depurazione, dice Legambiente, che torna a chiedere un tavolo di confronto sui contratti di fiume, l'approvazione della legge sui fiumi, ma soprattutto maggiore attenzione alla cementificazione della costa e ai reati ambientali, quasi 5 ogni chilometro di costa abruzzese. Sicuramente occorre un intervento di sistema, mettendo insieme più strumenti e facendo attenzione, ovviamente a livello puntuale, anche agli illeciti che comunque continuano a crescere nella nostra regione e che dal nostro ultimo rapporto Ecomafia corrispondono a 5 reati ogni chilometro. I dati potrebbero migliorare nel medio-lungo periodo, a condizione che gli interventi messi in campo dalla Regione Abruzzo per un totale di 330 milioni di euro diano gli effetti sperati. E quindi riteniamo che già in questo primo anno, nonostante si tratti appunto di interventi strutturali che quindi possano prevedere una risposta degna nel medio termine, però già il prossimo anno dovremmo avere dei miglioramenti. Così come stiamo agendo in maniera fattiva e costante sul tema degli scarichi abusivi. Adesso torniamo ad occuparci di Ryanair. Ieri la conferma ufficiale del fatto che il vettore low cost irlandese resterà nella nostra regione e farà base ancora nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara dopo
l'approvazione del decreto enti locali con il taglio dell'aumento delle tasse aeroportuali. Oggi abbiamo ascoltato il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, su questo argomento e c'è soddisfazione non solo da parte della politica regionale ma anche delle associazioni di categoria che però d'altro canto chiedono un'implementazione delle politiche di incoming. Ascoltiamo D'Alfonso. È arrivata l'ufficialità, Ryanair resterà in Abruzzo, c'è stato l'incontro a Roma, cadono tutte quelle che erano state le polemiche, soprattutto c'è anche una dichiarazione del sindaco di Alghero che dice l'Abruzzo si è fatto trovare pronto nel momento in cui bisognava preparare i tavoli istituzionali. Io non mi vorrei trovare nei panni di quelli che hanno coltivato la sciagura, purtroppo sono sempre meno e mi dispiace che hanno distrutto così il loro tempo. Siamo davanti a un risultato straordinario che è stato reso possibile da uno sforzo addirittura normativo, legislativo nazionale che noi avevamo garantito, grazie alle parole del Presidente Renzi, del Ministro Delrio e anche dei vertici di Ryanair. Ringrazio Saga con i suoi vertici che ha avuto una condotta straordinaria, riporto le parole di Ryanair nei confronti anche della Regione Abruzzo, ha detto che abbiamo avuto una condotta da intraprenditori, da imprenditori della decisione, così come voglio mettere in evidenza che riparte un programma di investimenti che non si limita alla conferma di ciò che c'era. Noi continueremo a lavorare sulla connettività aerea, ferroviaria, stradale, navale e lavoreremo anche a Bruxelles affinché tutto il quadro normativo venga revisionato. Come si è risolto la questione degli aiuti di Stato? Attraverso il rispetto della legge e il giusto dosaggio economico. È stato firmato nel pomeriggio di ieri il protocollo d'intesa fra Comune di Chieti e Demanio per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Elisa Leuzzo. L'avvio di una collaborazione Stato-Territorio finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione di immobili e aree urbane non utilizzate in stato di abbandono è l'obiettivo del protocollo d'intesa che nel pomeriggio di ieri è stato siglato presso il Comune di Chieti dal direttore regionale Abruzzo e Molise dell'Agenzia del Demanio Edoardo Maggini e dal sindaco di Chieti Umberto Di Primio. L'intesa consentirà al Comune di Chieti, promotore della richiesta di finanziamento, di partecipare al bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del programma straordinario per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie. Con la firma dell'accordo, l'Agenzia del Demanio si impegna a supportare il Comune nella strutturazione del progetto Masterplan Periferie Chieti. Il Comune ha progetti da presentare entro il 29 agosto per 10 milioni di euro, tre gli ambiti urbani di intervento previsti dal protocollo d'intesa. Nel primo ambito si prevede l'ampliamento dei parcheggi pubblici in piazza Falcone Borsellino, traduzione 200 posti auto in più a ridosso del centro con relativa riqualificazione del sistema di collegamento pedonale, ovvero la scala mobile. Nel secondo, la riqualificazione dell'area di Piazza San Giustino, la realizzazione di nuovi arredi urbani e contestuale spostamento dell'attuale parcheggio pubblico. Via le auto ai piedi della cattedrale e automobilisti dirottati verso il parcheggio che nascerà dall'ampliamento di quello a valle, servito dalla scala mobile e presto anche dal tunnel pedonale. L'ambito di intervento 3 porta invece dall'altra parte della città, nell'isolato ex caserma Berardi, dove sono in progetto la costruzione di un parcheggio seminterrato, la sistemazione della viabilità interna con la costruzione di un collegamento trasversale carraio, la realizzazione di un parco e l'ottimizzazione dei parcheggi a raso a servizio degli uffici che si andranno ad insediare nella struttura. Infine la riqualificazione dell'area ex scuola media Vicentini che sarà destinata ad attrezzature sportive e ricreative a servizio delle scuole. Ed ora una notizia che arriva da Montesilvano, un commerciante Sandro Pomante si è incatenato questa mattina davanti al comune in segno di protesta contro l'amministrazione per la chiusura al traffico serale della riviera che a suo dire danneggia il suo ristorante situato sul lungomare all'altezza di via Piemonte. È stato poi ricevuto a Palazzo di Città dal sindaco Francesco Maragno, dal suo vice Ottavio De Martinis, oltre che dall'assessore Walter Cozzi, che stanno cercando di individuare una soluzione che possa consentire in qualche modo di aiutarlo. Andiamo avanti, in Camera di Commercio di Chieti c'è un nuovo servizio a disposizione degli utenti, si tratta di un organismo per cercare di risolvere le crisi da sovraindebitamento.
Agevolare piccoli imprenditori, ma anche commercianti e semplici consumatori nella gestione e soluzione delle crisi da sovraindebitamento. E questo è il compito dell'organismo istituito dalla Camera di Commercio di Chieti, che dal 1 settembre sarà chiamato proprio a risolvere tutte quelle situazioni in cui persone o imprese, o perché abbiano perso commesse e lavoro, o perché non abbiano più reddito ed utili sufficienti, non sono più in grado di onorare il proprio debito. Di affrontare le crisi da sovraindebitamento delle società che per dimensione non possono accedere ai concordati, dei professionisti e delle famiglie che per questioni eccezionali e non prevedibili hanno un debito che non riescono a restituire e che quindi attraverso questo organismo possono, come dire, accedere ad una formula analoga, per semplificare, a quella del concordato preventivo delle aziende di capitale. Qual è la situazione tra le aziende rispetto a questa tematica, a quella del sovraindebitamento? Ma il tema del sovraindebitamento è un periodo di crisi, è un problema drammatico, e poi nelle imprese appunto non di capitali questo ovviamente va a colpire il patrimonio personale. Il procedimento si suddivide in quattro fasi e si avvia con il deposito dell'istanza di ammissione alla procedura, in cui il gestore della crisi comunica al debitore il grado di complessità dell'operazione e le indicazioni sugli oneri ipotizzabili. Poi la proposta e il piano possono prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma e devono essere depositati presso la cancelleria del tribunale. A questo punto il giudice monocratico emetterà un decreto di omologa o di rigetto del piano. Una volta omologato, l'accordo diviene obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta e del decreto di ammissione alla procedura, anche se dissenzienti. A Teramo, nuovi sensi di marcia in centro storico per i lavori di restyling di Corso San Giorgio. Assessore, continuano i lavori per il restyling di Corso San Giorgio, cambieranno adesso dei sensi di marcia? Sì, e via Cerulli-Relli non si permette più l'imbocco sul corso in quanto diventa cantiere. E di conseguenza adesso c'è l'obbligo di utilizzare quella rotonda che abbiamo appena finito di costruire, sia per le autovetture ma anche per gli autobus. Quindi il percorso è stato modificato, già da ieri, da alcuni giorni è modificato, abbiamo posto la nuova cartellonistica e da lunedì il cantiere prosegue in avanti e quindi andrà a chiudere in forma definitiva quella strada appunto finché i lavori rimarranno. Ci siamo con i tempi? I tempi ci siamo, chiaramente portiamo dei ritardi dovuti appunto ai ritrovamenti che ci sono stati lungo il corso, ai lavori. Adesso abbiamo avuto il via libera, sulla parte destra ormai stiamo andando velocemente, cerchiamo di liberare i negozi prima possibile, sul lato sinistro abbiamo delle prescrizioni. Queste prescrizioni purtroppo ci rallentano un pochettino e quindi aspettiamo ancora gli uffici aquilani e pescaresi delle Belle Arti per appunto che ci diano il via libera in forma definitiva. Ed ora la pagina degli eventi, un percorso di 110 km di fede attraverso le tradizioni e la cultura del territorio. Sono circa una ventina le persone che hanno preso parte al percorso turistico religioso, il Cammino Teramano. Partito ieri dal Santuario della Madonna dello Splendore di Giulianova, i pellegrini arriveranno a San Gabriele dell'Addolorata domenica 7 agosto. Veramente con enorme soddisfazione che salutiamo questa seconda edizione estiva del Cammino Teramano, sta ormai diventando una tradizione, è una cosa sempre più radicata, sempre più conosciuta e che sarà particolarmente utile a tutto il movimento del turismo religioso, direi di tutto l'Abruzzo, non solo del Teramano, perché è una cosa che sta andando veramente ben oltre a quello che è lo spirito del pellegrinaggio per coinvolgere veramente tutta una movimentazione turistica e religiosa. La nostra regione è bellissima, soprattutto guardate questo posto dove siamo questa mattina, incantevole, e che vive anche di turismo religioso, in maniera particolare la nostra provincia, e quindi siamo qui a rappresentare l'importanza di questo evento, di essere a fianco a tutte quelle che sono le molle economiche della nostra economia, soprattutto in maniera particolare quella che riguarda il turismo, soprattutto in un periodo estivo, e in una città bella come Giulianova, è uno di quei posti più belli forse che abbiamo oggi in Abruzzo.
E adesso passiamo dal sacro al profano, sarà una settimana di Ferragosto davvero rovente ad Alba Adriatica, infatti va in scena dal 10 al 16 la decima edizione di Eros Adriatica. Sette serate con esibizioni hard di attrici di livello nazionale e internazionale. Ad Alba Adriatica torna l'appuntamento con la decima edizione di Eros Adriatica, kermesse diventata ormai un punto di riferimento nell'estate della Riviera abruzzese. Sono i miei 10 anni di attività come spettacoli, sono 10 anni che conosco lui e quindi in automatico 10 anni insieme, non potevo mancare. Quindi sì, è un evento appunto dell'Eros Adriatica, si svolgerà dal 10 al 16 agosto, Viale Lungomare Marconi, l'Invidia Sexy Disco, quindi il numero uno in Italia, dai. Queste belle donne, attraverso lo spettacolo, attraverso l'erotismo, comunicano col pubblico e questa è una cosa bellissima. E in questo periodo dove tutto va male, terrorismo eccetera, noi portiamo veramente delle bombe ad alto tasso erotico. Quindi veniteci a trovare perché ci sarà veramente tanto movimento e soprattutto tanto Eros. Ed ora apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie A in primo piano. Vittoria ieri sera per il Pescara nel trofeo dedicato a Pier Mario Morosini. Serata particolare a Vicenza anche perché dall'altra parte c'era la squadra biancorossa con cui il Delfino ha rinnovato lo storico gemellaggio. Sul fronte mercato invece in arrivo il difensore ungherese Kuzmic. Una gara particolare che strappa un sorriso ai tifosi del Pescara. Il Memorial Morosini nella cornice del Menti di Vicenza mostra i progressi della squadra di Massimo Oddo che si impone per 1-2 sul campo dei Veneti, rinnovando ancora un gemellaggio tra i più antichi della tradizione calcistica italiana e che porterà nella composizione delle terze divise da gioco a scambiarsi i colori per una stagione, esattamente come hanno fatto ieri sera. Biancazzurro per il Vicenza, biancorosso per il Delfino. Peraltro in una serata nella quale il ricordo dello sfortunato giocatore del Livorno, morto proprio allo stadio Adriano, aleggia forte. Per il resto il Pescara vince, lo fa giocando meglio soprattutto nella prima frazione, quando nel giro di 5 minuti tra il 23esimo e il 28esimo di fatto chiude già la pratica e i sorrisi vengono dalle punte. L'apertura è affidata a Manai che batte Benussi sugli sviluppi di un corner e si conferma attaccante temibile già in palla. Il raddoppio parte ancora dall'albanese che si procura il rigore che Caprari trasforma. Nella ripresa molti cambi, Oddo rivoluziona la squadra e i veneti accorciano le distanze a 7 dal 90esimo grazie a Siega, che di testa batte Aresti. Sul fronte mercato invece rimane vivo l'interesse espresso in primis dal presidente Sebastiani su altri due giocatori scuola Inter, Yao e Gnucuri, con i nerazzurri che in cambio potrebbero strappare una promessa per Verre. Chiaro che il doppio affare Biraghi-Caprari apre un canale privilegiato con Pier Ausilio, ma nelle ultime ore si sono intensificati i rapporti con il Wisla Cracovia per il difensore classe 1987 Richard Guzmix, calciatore nel giro della nazionale ungherese. Operazione prossima alla chiusura. Già domani potrebbe arrivare la firma del giocatore. Questo è il servizio di Jacopo Forcella, sempre con lui. Invece adesso scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo. Ieri pomeriggio incontro fra la società del Diavolo e il centrocampista Stefano Amadio. Le parti hanno parlato, ma per il momento sono ancora lontane da un possibile accordo. Ci sarà comunque un aggiornamento della riunione, se non domani, al massimo martedì della prossima settimana. Il primo incontro tra il Teramo e Amadio per il rinnovo del centrocampista romano è stato interlocutorio. Ieri dopo pranzo si sono seduti al tavolo proprio Amadio, assistito dall'agente Carlo Di Renzo, il direttore sportivo del Diavolo Fabio Lupo. Il presupposto è la volontà del Teramo di avere ancora il calciatore a disposizione, disponibilità che anche Amadio, seppur di massima, ha dato. Ma il discorso ovviamente non poteva non scivolare sul discorso cifre e sotto questo punto di vista le parti, almeno a un primo approccio, non sembrano vicinissime. Tutt'altro. Di contro c'è la Latina di Vivarini che ha mostrato un interessamento per il giocatore senza finora però avanzare alcuna proposta economica. Società pontina che in questo momento vorrebbe accelerare sul fronte cessioni per poi avere una disponibilità economica per potersi presentare con un'offerta adeguata. Già, perché senza cash il Teramo a tavolino non si siede. La distanza non è incolmabile, ma c'è. Peraltro ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti il direttore sportivo biancorosso dopo il summit si è diretto al Bonolis per valutare insieme al presidente Campitelli se e quali margini di manovra ci fossero per l'adeguamento eventuale
attuale del contratto del Mediano, in scadenza a giugno 2017. Le parti per il momento si sono lasciate con la promessa di rivedersi quanto prima, domani o al più tardi martedì, anche perché al netto delle amichevoli con l'assessore dei gironi prima e coi calendari che saranno sorteggiati tra qualche giorno, i tempi si fanno sempre più stretti. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda l'edizione delle 14 del TG6. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e poi la terza edizione alle ore 23. Vi ricordo anche che tutti i nostri servizi sono disponibili sulla pagina YouTube di TV6 e anche sul nostro sito internet www.tv6.it. Grazie per averci seguito, vi auguro ovviamente una buona giornata. Thank you.